Non possiamo fare confusione no, ogni no, volta. No, 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 chiariamo, no, no, allora io sono Andrea. Andrea. Ivan. Ivan e Alessio. Oggetti scomodi, evitare al passo di segnali orgasmici, senza limiti, formare azioni isteriche. Mi piace. Ascolta, questo nome, Malia. Ho letto adesso, è un comune di 6.512 abitanti, non so dove. Cosa, Malia? Veramente. Creiamo un'isola? Sì, ne è un'isola. Creiamo un gemellaggio subito. Come e invece gli amici di Rotwell. Da dove arriva? Arriva dal canto popolare di Abruzzo. Da che... Sentiamolo, la canta. No, dai. Non è un jukebox. Non si può. Non si può cantare. No, non si può. Non si può non cantare. Sentiamo, come fa? È abbastanza famoso, Perché Sassagli dai un gran sasso. Ah, mi piace tantissimo, oh, voglio sentire, vai. No. Allora. Però non, ora non mi ricordo precisamente come cioè il pezzetto non si può inventare gli Abruzzo, attenzione. No, cioè no, che una questione di principio. Però c'è un pezzetto che Malia la ciaramella. Lo vedi che i Maria allora non era tanto sbagliato. Ma lo sai che io per una vita ho creduto che Maria la diceva Maria la ceramella praticamente. Io questo lo confesso. Cioè come ho sempre creduto che tu ti chiamavi Andrea, io praticamente. Che poi è la realtà. Quindi com'è la frase che, che Malia la ciaramella di Andrea. che vuol dire? Malia vuol dire allora, incanto, meraviglia, fascino. Questo sa tutto. Sì. Perché io in realtà già li ho conosciuti, allora mi sono già preparato. È preparato. sì, che Malia la ciaramella perché vabbè, gli Abruzzo non so se conoscete più o meno i versi, però parla in generale di io lo so, sono salito a Gran Sasso, la montagna è tutta un fiore. Così? No. Allora, sono salito a Gran Sasso, sono rimasta con il le parea che passo passo gli scusa. A confondere il Gran Sasso la maiella, cioè. No, c'è la nascita della maiella, no. Mo lo metto nei sottotitoli che lei non è aquilana, eh. Perdonata perché non sa quello che dice. Vieni dalle isole Maria? No. Però scusa, la seconda strofa dice: sono salita alla maiella, la montagna tutta in fiore, quanto è bella, quanto è bella. Ma quella è la maiella. L'amore. Ho capito, ma ho semplicemente confuso, pensavo di aver sbagliato la canzone. No, cioè, no, confuso la canzone. È la seconda strofa. La montagna, vado in difesa perché la seconda strofa no, c'è la maiella. C'è la maiella. Scusate, sto fiore sul Gran Sasso. Il Gran Sasso è fatto di sasso. No, diciamolo che non ha bevuto prima di iniziare questa intervista. Di cosa stiamo parlando? Il fiore in realtà è una radice di genziana che mi sa che ben conosci. Scusate, quindi la frase bellissima che mi ha colpito è che Maria la ciaramella. Esatto. Perché quindi Maria e non... E non ciaramella. No, perché non che? Perché ciaramella in effetti... Beh, è un bel nome comunque, ciaramella. Potrebbe essere benissimo. È uno strumento che a me piace moltissimo perché è molto particolare. Vuoi spiegarci che cos'è, come soprattutto come si suona? È il primo sintetizzatore inventato che poi è stato riportato proprio sui tasti. Quindi si suonava con le mani e la prima che l'ha suonata si chiamava Clara Rockmore, violinista che poi si fece male un polso e... sì, ma no, è lo stesso anno. Mia Felice del Sesto Senso. Thank you.
ci siete finiti a Domà? Come è venuto in mente? Anzi, in realtà voi siete un... perché spatiamo questo vino che Domà e Francesco Valucci ha fatto tutto lui in realtà. In realtà Francesco Valucci tu non hai fatto un cazzo, sì, diciamo. Cioè arrivi là con il telecamerino, sei bravo, sei. No, non è vero. Salutiamo Francesco, però ci voleva sta cosa. Che sta pure cercando, no? Che sta purello. Tanti auguri di pronta guarigione. No, praticamente è nato un po' così per sbaglio, cioè eravamo. Per sbaglio. Per sbaglio. No, cioè, durante le riprese di uno dei nostri video che abbiamo portato a Sanremo quest'anno, per il quale poi siamo stati scartati, quindi Francia è pure colpa tua, e ci venne in mente di fare questa cosa con i gruppi, ma per il semplice fatto che l'avevamo sentita, risentita, stravisentita e cioè, ci piaceva insomma la canzone, bello l'intento e tutto, però volevamo questa cosa renderla un po' più aquilana. Semplicemente. Parla un po' più di terremoto magari. No, no. Perché abbiamo parlato di remoto? No, ma neanche la canzone originale. No, a parte. Sì, siete bellissimi, del vero. Oh, ok. Grazie. Anche perché mi ricordate anche qualcuno. Tu adesso non lo ricordo bene. Tu mi ricordi quel famoso cantante che si chiama Sergio Caputo. Che è bellissimo, tra l'altro, io me lo ricordo. Sono posta in gara Sergio Caputo. Mi ricordi il cantante dei Negrita. Pensa tu, Pao. Pao! Beh, accostamento. Capelli. Beh, non so chi è Sergio Caputo, a Paolo non sono pazza. Tu a chi? Lui a chi? No, perché a questo punto trovavano anche per lui, cioè pure a caso puoi dire pure. Lui adesso c'è qualcosa però più magro di Cesare Cremonini. Sei stato fortunato a sto giro. Più o meno, vero? Arriva da caso. Più o meno, loro dicono di sì. Annuiscono. Sergio Caputo è vero, accidenti. Fan. Perché loro se le sono portate, le fan. No, lo prenderei comunque come un'offesa la Sergio Caputo. Assolutamente no. Assolutamente no. Quindi voi arrivate, come siete vestiti? Cioè qual è il vostro look? Certo. Che è più particolare? Ma il look è di solito di nero. È un po' dandy, un po' di sono di nero. Allora, noi un po' punk. Io una volta. Ok, però la domanda in realtà adesso non è tanto importante nella realtà quello che siete. Se voi invece foste stati i Ciaramella, uh-huh. I Ciaramella com'è che sarebbero arrivati appunto sul sicuramente palco? Con questi calzini. che stasera ho scordato di cambiare, ma vabbè. Cioè, quelli un po' anni 80. Esatto.